La voce del labirinto, una performance musicale tra luci e suoni. Mercoledì 18 luglio alle 21.30 sulla pavimentazione di Piazza Grande si materializzano sentieri luminosi e forme geometriche su cui si avventurano 5 musicisti. Tra svolte improvvise e repentini cambi di direzione, oltre al proprio cammino, ciascuno di loro dovrà modificare la propria musica con un solo obiettivo: uscire dal labirinto. Il progetto, ideato dal trombettista Mirio Cosottini, è eseguito dalla Free Chamber Music, con il trombonista Niccolò Pontenani, il sassofonista Massimo Guerri, il cornista Maurizio Cenni e la partecipazione di Francesco Canavese di Tempo Reale all'elettronica. Giovedì 20 luglio alle 21.30 il Tempio di San Biagio accoglie Tractus Stelle, il viaggio della cometa. Magi, angeli, chierici e i personaggi della vicenda biblica che partecipano al riconoscimento del Salvatore a Betlemme seguono il cammino della cometa. Il maestro Alberto Turco dirige 2 corali, la Nova Scola Gregoriana a cui sono affidati i ruoli maschili e la In Dulci Giubilo che interpreta le parti femminili in una sacra rappresentazione che amplifica la spiritualità del santuario rinascimentale. Sono inoltre previsti momenti strumentali composti da Giovanni Geraci per un ensemble composta da strumenti d'epoca. Il 42esimo cantiere si cimenta con il linguaggio del musical. Il Teatro Poliziano ospita venerdì 21 luglio alle 21.30 Bernarda Alba, uno spettacolo messo in scena dall'organico della Bernstein School of Musical Theatre di Bologna. La regia è affidata all'autorevolezza di Saverio Marconi, annoverato tra i maggiori esponenti nella scena europea. La direzione musicale è invece dell'italo-americana Candace Smith. Ispirandosi al dramma di Federico García Lorca, La casa di Bernarda Alba, l'autore statunitense Michael John Lacusa, tra i maggiori esponenti dell'attuale musical mondiale, propone un lavoro intenso, incentrato sulla condizione femminile. Vino e musica sono le eccellenze della città poliziana. Il connubio tra il vino nobile di Montepulciano e la sensibilità musicale sarà valorizzato sabato 22 luglio da un autentico baccanale. A partire dalle 21.30 in fortezza si alternano esecuzioni musicali e degustazioni. La corale poliziana presenta i più celebri brani dei Carmina Burana. Ottoni del Trasimeno e Free Chamber Music propongono poi melodie festose. Il finale dionisiaco è affidato a Ciro Paduano, che coinvolgerà il pubblico in una performance di body percussion per dar vita ad una danza collettiva. La RNCM Symphony Orchestra di Manchester, formazione residente al 42esimo cantiere, affronta i 3 concerti sinfonici in programma con la partecipazione di solisti particolarmente blasonati. Domenica 23 luglio alle 21.30, il primo evento diretto da Roland Boer si apre in Piazza Grande nel segno di Hanse con l'overture su Einem Theater. Il pianista Markus Bellheim si confronta poi con il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 54 di Schumann. Sono invece di Richard Strauss la danza dei 7 veli tratta da Salomè e i Fia Letzte Lieder, interpretati per l'occasione da un soprano celebrato in tutto il mondo, ovvero la stella della lirica Barbara Frittoli.